una famiglia, un padre, una figlia, un figlio. È possibile che non lo capisci? Quando in una famiglia uno cade, si porta tutti gli altri appresso. Vado senza il tuo saluto e chiuderò le spalle tutto quello che ti ho dato. Alla Casa di Giufà stasera c'è Edoardo Remix, che è un lavoro della piccola compagnia Impertinente, che è liberamente tratto da Mia famiglia di Edoardo De Filippo. Ed è una sfida per noi molto grande. Abbiamo debuttato a Natale a Foggia, perché è una nostra produzione, e fare Edoardo è sempre un po' complesso, è un rischio grande, però ci siamo immersi totalmente, siamo convinti che tutto sommato è un buon lavoro. Ora vedremo la risposta di stasera, però siamo orgogliosi. Perché se mi sono disamorato e disinteressato di questa famiglia, una ragione c'è stata. E ho provato a lottare per tutti questi anni, pensando di riuscire a farvi capire che avere una famiglia e dei figli comporta dei sacrifici, delle rinunce, ma poi ho smesso. Abbiamo parlato per anni senza venire a capo di niente. Tutti abbiamo le nostre colpe, eh? Abbiamo tutti sbagliato pensando di indovinare. È una dinamica familiare molto particolare, uno spettacolo duro. Nella sua versione originale era molto più duro. Questa versione è diversa, ha anche un finale diverso tutto sommato, perché vabbè, lo vedrete, insomma, venite a vederlo. O se esce postuma, fate qualcosa per venirci a vedere da qualche parte. È il luogo delle relazioni, la famiglia, è un luogo dell'educazione sentimentale, uno dei luoghi dell'educazione sentimentale, del riconoscimento di regole, delle proprie personalità. Quindi lì dentro ci sono i contrasti, c'è l'affetto, c'è il sentimento grande dell'amore, del sangue, e quindi tutto quello è vissuto in maniera molto forte. Va a finire che uno schiaffetto tra amici diventa un ceffone, un urletto, una bestemmia. Papà, la verità è che qua, chi più chi meno, tutti cerchiamo di tirare a campare come meglio possiamo. C'è chi cerca di salvare il salvabile finché ci riesce, e chi arriva con l'acqua alla gola e poi purtroppo scopre. Io sono la figlia nello spettacolo, Rosaria. È un personaggio, dal mio punto di vista, molto particolare, perché è una persona estremamente fragile, che però, armata di tutte queste fragilità, poi riesce in qualche modo a unire questa famiglia, cioè da fare di questi pezzi frantumati in realtà un cantiere in costruzione. E quindi è qui che sta la speranza dello spettacolo, poi, nel momento in cui dalla distruzione invece si crea qualcosa. Beh, senti a me. Catafottitene! Catafottitene! Senti! Io non conosco al mondo nessun'altra parola capace di poter esprimere questa sensazione, questo stato d'animo così vicino all'infinito disinteresse che provi, la vastità. Cata, quasi come una catarsi dell'anima che raggiungi quando viene a conoscenza, e ciò nonostante ignori. Io all'interno dello spettacolo sono Giulia, ossia l'amica dei due figli. Anche il mio personaggio è un personaggio abbastanza complicato, come un po' tutti in realtà. È un personaggio abbastanza dinamico, un personaggio che cambia, che all'inizio è quasi un personaggio negativo, poi in realtà riesce a scoprire, anche grazie all'esperienza che vive all'interno di questa famiglia, cosa significano i rapporti umani, cosa significa coltivare realmente i rapporti umani, e riesce a diventare un personaggio positivo. Cosa guadagni a partire? Cosa guadagni? Non ti ho insegnato niente. Io non ti ho insegnato niente. Io che ogni giorno trattengo la bile che voi due mi donate davanti a un microfono, certo, per non essere riuscito a farvi capire che... Guarda! Non ti meravigliare se la gente è arrivata a mangiare in piedi in questa casa. Pane, sale e olio. Due patatine, due uova fatte in fretta. Qualsiasi cosa pur di scappare il prima possibile da te. Io, vabbè, sono il fratello di Rosaria, quindi il figlio, Beppe Stigliano, Giuseppe Stigliano. E, personaggio che
che in un certo senso mi somiglia anche perché va spesso a contrasto col padre, come è anche classico che sia magari per il figlio maschio. E quindi proprio andando a contrasto col padre, è un po' quello che muove il terremoto che poi colpisce questa famiglia, perché poi ciò che darà il via all'impatto dello spettacolo è proprio un problema che sorge a causa del figlio Giuseppe, che non dà retta al padre, agisce di testa sua e si trova infilato in una situazione molto complicata. Quindi è un personaggio che mi sono molto divertito a interpretare, che mi diverto a interpretare, proprio perché ovviamente come tutti anch'io vivo contrasti con mio padre. E in un certo senso questo spettacolo mi è servito anche per capire qualcosa, per imparare qualcosa sul rapporto padre-figlio, che a volte sa essere molto complicato. È stato scritto, riadattato da Enrico Cibelli e le musiche originali sono di Marco Marotti. Una famiglia, un padre, una figlia, è possibile che non lo capisci? Quando in una famiglia uno cade si porta tutti gli altri appresso. Vado senza il tuo saluto e chiuderò le spalle tutto quello che ti ho dato. Mi resta una speranza, una piccola casa dove resterai mia.